Buonasera cari amici di Toscana Sprint, come potete vedere le immagini provengono da una delle location più belle della regione della Toscana, siamo a Marina di Carrara per la 33esima edizione del Gran Premio Industrie del Marmo, una gara internazionale per la categoria Under 23. Qui vediamo proprio le immagini, le più belle immagini di questo panorama che Grazie del circondano. team La Impeccabile. presentazione delle squadre fatta che stiamo vedendo sul viale Cristoforo Colombo, proprio Matteo Ambrosetto, a Marina di Enzo Carrara, la Palestra, gara organizzata Alessandro dall'Associazione Paoli, Sportiva Dilettantistica Sergio Messa, Fausto Coppi Egidio di Carrara. Vediamo qui, Carlini, abbiamo visto prima il Gilles team Kubeka la Pupé. presentazione, ora vediamo invece la formazione Decisione del di team effettini Kolpak del team Ballan, la formazione del team Kolpak. Kolpak Ballan. Qui Romeo vediamo anche alcuni Montefiore, membri della Giulio direzione di Cecchini, corsa, Marco Ferdinando Casini, che è direttore di co-direttore di corsa, Decisione l'altro del il ragazzo di direttore di Ravenna, corsa è Russo, Alessio Baudone, mentre abbiamo visto anche qualcuno Graziosi, della Tatiana, giuria in Giacomacetta precedenza. Qui Paraculi, proprio vediamo anche Fettini, Alessio Baudone davanti alle Montemmo e nostre Ciocca Pea, telecamere. Qui vediamo la Edoardo, Zalfi invece alla Zamperini, presentazione. tutto Saranno questo da tantissimi team che Sanremo. si sono presentati, pensate quasi più di 170, più di 170 sono state gli atleti che prenderanno il via. E soprattutto, eccola qui, anche formazioni straniere, perché vediamo ad esempio la nazionale tedesca che si sta accingendo a prendere il via. Tra l'altro questa gara, che proprio è stata ferma per problema del Covid, riparte quest'anno dopo 2 anni. Qui vediamo uno della società organizzatrice, responsabile anche dell'organizzazione, Bruno Bianchi. Qui abbiamo visto prima uno dei direttori, come detto, di corsa Casini. Qui vediamo pronti per dare il via il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Fausto Coppi, Andrea Borghini, con Fabrizio Convalle, ex professionista, e con Giorgio Borghini, direttore generale della squadra organizzatrice. Ricordiamo anche le formazioni che hanno preso il via. Intanto c'è un primo scatto in questo momento in testa al gruppo. Si tratta di Pietro Salvadori della 00 IK Sport, già vincitore quest'anno per lui in Sicilia. Ricordiamo ovviamente le formazioni: la nazionale tedesca, la Bardiani CSF Fai Zanè, la Zalfero Mobil Desire Fior, il team Kubeka, la team Kolpak Ballan, la WSA KTM Graz PB Leomo, la Ljubljana Gusto Santic, la Tashecki City Professional Cycling, la Beltrami TSA Trecolli, la Gallina Ecotec Lucchini, la BS Carrera, la Carnovali Rimes IAS, la General Store SGB Fratelli Curia, la Work Service Group Vitalcare Vega, il Team Coratec, la Unione Ciclistica Monaco, la Zappi Racing Team, la Opla Petroli Firenze Don Camillo, la Viris Vigevano, la Mastro Marco Sensi Nibali. Intanto qui nelle immagini siamo già al 15º chilometro con due atleti, Lorenzo Boschi della Gragnano Sporting Club con Anle Skok della Ljubljana Gusto Santic, formazione slovena, che sono in avanscoperta. Li lasciamo andare 20 secondi il vantaggio per questi due atleti in questo momento. Vediamo che dal gruppo si cerca ovviamente di rientrare, non c'è in questo momento. Arrivano anche gli atleti della formazione tedesca in testa al gruppo. Abbiamo ricordato Alessio Baudone prima e Marco Casini, i due direttori di corsa ovviamente importante. Ricordiamo anche ovviamente la giuria, Arianne Previtali, presidente di giuria, con il componente coordinatore Valeria Laguzzi, componente moto Valerio Arosio, il componente moto l'altro, componente moto Federico Calosso e il giudice arrivo Federica Occhini. Qui siamo con le immagini piombate al 27º chilometro di gara, prima volta della salita di Ponte di Vara, con il gruppo compatto in questo momento. Vediamo proprio gruppo compatto. Ricordiamo, 4 volte ci sarà l'ascesa della salita di Ponte di Vara, poi l'ultimo giro si andrà a fare anche Bedizzano, lo strappo di Bedizzano, che diciamo 4 anni fa, nel 2019, vide ovviamente la vittoria di Patrick Gamper. Non venne via sulla salita, venne via in discesa, vennero via in tre. In quella volta fu Ciocri Elmedi il più forte in salita. Chiaramente riuscirono a rientrare su di lui Paolo Baccio del team Kolpak Ballan, del team Kolpak, scusate, della formazione della Tirol KTM Patrick Gamper. Nel finale, proprio in discesa, gli ultimi 2 km, 3 km, mi sembra, partì Patrick Gamper e andrò all'arrivo da solo. Non trovarono l'accordo, la volata poi vinta da Patrick con Ciocri Elmedi su proprio l'atleta della formazione della Kolpak. Siamo piombati con le immagini al
36esimo chilometro di gara, vediamo che stanno cercando di uscire alcuni atleti dal gruppo, anche gli atleti della nazionale tedesca che stanno provando ad uscire, anche quelli della formazione della General Store. Arrivano anche gli atleti del team Malmantile in forza, in blocco gli atleti della General Store. Vediamo con la formazione della formazione Malmantile, abbiamo visto Lorenzo Peschi che prova a prendere in mano le operazioni, poi vediamo Francesco Busatto in testa a questo plotoncino, anche gli atleti del team Corratec. Era Simone Olivero nelle immagini che abbiamo visto, ma la situazione è di nuovo cambiata, un po' frenetica la situazione in questo momento dopo il primo GPM, siamo al 58esimo chilometro di gara, sempre Lorenzo Boschi della Gragnano che sta uscendo dal plotone, vediamo che alle sue spalle ha preso un buon margine, però questa volta non è in compagnia di nessun atleta, prima c'era con lui Skok, l'atleta sloveno della formazione della Lubiana, che ovviamente si è staccato. Ricordiamo anche alcuni sponsor di questa manifestazione, ricordiamo 33esima edizione, non sono ovviamente pochi, come la Edil Componenti, altro passaggio intanto in questo momento, 5 giri alla conclusione, la Franchi Umberto Marmi, questi alcuni sponsor, la Apuania Corsi, qui vediamo, siamo alle spalle, atleta della BS Carrera, si tratta in questo momento di Lorenzo Roda della BS Carrera, 8 secondi, occhio perché su di lui sta cercando di entrare, si tratta di Bekzobek Rakibaev della Tashkent City Professional, questa è la formazione, sta cercando di entrare su di lui, vediamo altri atleti che stanno provando a rientrare, riconosciamo Bosini della Opla, abbiamo visto Barsottelli, abbiamo visto Peschi e chiude questo trappello di corridori Montagnier della Work Service, Bosini della Opla, Malmantile rappresentata da Peschi, mentre Barsottelli della Park Free Racing Team, questi gli atleti che sono rientrati su Roda della formazione della BS Carrera e su Rakimbaev della Tashkent City Professional, questi gli atleti sono a 8 secondi, sono rientrati anche su Boschi. Quindi ci sono questi atleti al comando, Peschi della Malmantine, Barsottelli della Park Free Racing Team, della BS abbiamo detto si tratta di Roda, poi c'è Montagnier della Work Service, Bosini della Opla, vediamo Rakambayev della formazione, come detto, della Tashkent, e poi c'è Boschi della Gragnano, chiaramente era in precedenza da solo. Noi ovviamente ricordiamo sempre alcuni sponsor, come detto, importanza di questa manifestazione aggiunta alla 33esima edizione, come la Santi Marmi SRL, questa alcuni sponsor come la cooperativa Cavatori Lorano, questi qui vediamo dietro, siamo dietro gli atleti della Viris Vigevano che stanno cercando di forzare l'andatura in testa al gruppo per cercare anche di rientrare, e vediamo che da dietro chiaramente sono anche gli atleti della nazionale tedesca rimasti tagliati fuori, ora a fare l'andatura in questo momento della Viris Vigevano era in questo momento Marco Rancillo che prova a fare l'andatura, alle sue spalle gli atleti della nazionale tedesca e poi gli atleti della ZALP tagliati fuori da questo tentativo di fuga. Siamo piombati al 68esimo chilometro di gara, situazione che di nuovo è cambiata, siamo praticamente all'inizio della seconda volta della salita di Ponte di Vara, con il gruppo compatto, sono gli atleti della ciclistica rostese che stanno facendo ora in questo momento l'andatura, è Damiano Valerio che sta facendo l'andatura, poi il trenino della Work Service che è alle sue spalle, sempre Valerio, Damiano Valerio che sta facendo l'andatura sul gruppo, tre atleti della Work Service alle sue spalle, vediamo, li lasciamo andare, dobbiamo dire anche gli atleti della nazionale tedesca sono sempre lì davanti, in questo momento la corsa ha visto diversi cambiamenti di evoluzioni perché abbiamo visto prima l'attacco, precedenza di due atleti, poi insomma una gara che veramente si sta muovendo su diversi attacchi, però sulla salita si è sempre affrontata in maniera compatta. Arrivano anche gli atleti della formazione della Bardiani CSF Fai Zanè, occhio veramente a loro, occhio a Martin Marcellusi, già vincitore quest'anno, ma bisogna stare attenti veramente a una formazione che può vantare Marcellusi, Martinelli, Nieri, Pellizzari, Pinarello, Alex Tollio, tutti atleti che conosciamo benissimo perché questo è un progetto che la Bardiani ha creduto molto in questo progetto giovanile, anche si iniziano a formare vari treni, arrivano anche il treno della formazione della ZALF, poi arriva anche la formazione del team Kubeka, oggi ovviamente per loro che si è sempre definiti atleti veloci, invece oggi sicuramente potranno fare bene, loro che hanno già fatto bene quando la formazione ovviamente non era questa, quando esattamente 4 anni fa fu Chokri El Medi a fare arrivò praticamente in seconda posizione davanti proprio a Paolo Baccio del team Kolpak che fu terzo, quindi vorranno sicuramente ben figurare gli atleti
gli atleti del team Kubeka. Vediamo che ora si stanno un po' alternando, stanno anche parlottando gli atleti in testa al gruppo, gli atleti da Bardiani con quelli della formazione della ZAF, quindi stanno un po' parlando. Qui siamo veramente ormai vicini, stiamo attraversando questo bellissimo questo tunnel e possiamo vedere il bellissimo tunnel di Ponte di Vara, veramente questa salita che ormai è diventata storia assolutamente per questa gara e che rivede, diciamo, la luce dopo anni, diciamo, no bui, ma purtroppo come tutte le gare chiaramente nel periodo di pandemia non si è potuta disputare, e ripartire con l'entusiasmo della società della Fausto Coppi di Carrara sicuramente è importante, assolutamente. Qui vediamo anche come scenografia, è molto bello poter far passare gli atleti in un tratto di strada così bello in salita, e anche per chi da casa può anche godersi questo scorcio della Toscana, che caratteristica, ovviamente la zona di Massa e di Marina di Massa, ovviamente le cave del marmo ovviamente sono quelle che tutti conosciamo e che hanno reso famoso a Carrara e tutta la zona intorno. Chiaramente qui vediamo che stanno veramente per uscire, a momenti vedremo anche l'uscita, e stiamo proprio uscendo in questo momento con gli atleti che si stanno andando a schierare, il gruppo che prende tutta la sede stradale. Vediamo se ci sarà sprint per il Gran Premio della Montagna. Sono gli atleti della Bardiani CSF Fai Zanè che passano, sembra un po' di difficoltà nell'affrontare quella curva, abbiamo visto il manto stradale era un po' bagnato. Siamo al 79esimo chilometro di gara e ci sono 20 uomini al comando in questo momento. 20 uomini al comando, non c'è accordo in questo momento, non c'è assolutamente accordo, ma comunque sono 20 atleti. Vediamo gli atleti della Bardiani, poi anche quelli del team Kubeka, li vediamo, 20 atleti al comando, sono veramente in tanti, sono riusciti a venire via, diciamo che si è stroncato il gruppo. Riconosciamo Ludovico Crescioli nelle ultime posizioni di questo drappello, vediamo, chiude Parashak questo drappello di corridori, 20 atleti al comando, come detto abbiamo riconosciuto Crescioli, Ludovico Crescioli della Mastro Marco Senza Nibali, abbiamo riconosciuto Parashak che sta chiudendo il drappello della Carnovali Rimesias, anche lui potrebbe essere uno dei protagonisti di questa gara, e vediamo che dietro si cerca di rientrare, bisogna ovviamente non lasciare spazio. E vediamo anche gli atleti della Overall, arrivano anche gli atleti da General Store sulla testa del secondo gruppo che stanno cercando ovviamente di forzare per rientrare immediatamente sulla testa della corsa. Vediamo se riusciranno ovviamente a fare l'andatura, sembrava essere Carpene davanti al gruppo a fare l'andatura, gruppo veramente molto folto, possiamo dire grosso del gruppo, dove l'altra possiamo considerare non proprio una fuga, ma sono 20 atleti che si sono avvantaggiati rispetto al resto del plotone. Chiaramente qui ancora le immagini sono gli atleti ora della formazione della Work Service che stanno facendo l'andatura sul gruppo. Abbiamo visto un attimino anche gli atleti da Work Service molto impegnati ovviamente a fare l'andatura. Vediamo, stanno cercando scatti contro scatti in questo momento sulla testa della corsa, sulla testa del gruppo più che altro, che stanno cercando di rientrare. Gruppo veramente molto molto folto dopo le prime due tornate, dopo le prime due volte della salita di Ponte di Vara. Si risale veramente e si sta risalendo piano piano. Sono venuti via 4-5 atleti dal plotone. Qui vediamo Cassini, il coordinatore, l'altro direttore di corsa, insomma, che stiamo vedendo in questo momento. E con le immagini siamo piombati al 100esimo chilometro di gara con questi 20 atleti che stanno veramente movimentando la corsa. Abbiamo detto prima, no? Non abbiamo ancora abbiamo la composizione ufficiale, abbiamo riconosciuto prima Ludovico Crescioli, ad esempio, in questo drappello di corridore, abbiamo riconosciuto anche Parashak, riconosciamo sicuramente Martin Marcellusi che sta passando ora a fare l'andatura, l'atleta della Bardiani CSF Fai Zanè, già vincitore quest'anno il trofeo Piva, quindi occhio veramente a Martin Marcellusi, sicuramente un atleta da tenere sott'occhio, l'atleta della Bardiani CSF Fai Zanè. Bisogna veramente stare attenti a questo corridore, non è da sottovalutare. Stiamo piano piano arrivando anche a, vedete, stanno girando due atleti della formazione del team Kubeka. Vantaggio un primo e 20 secondi,
un primo e 20 secondi il vantaggio, siamo a 3 giri dalla conclusione, quindi bisogna veramente stare attenti perché si può rientrare. Qui siamo dietro, sono gli atleti della Viris Vigevano che stanno cercando di fare l'andatura, occhio perché distacco un primo e 20 secondi dopo 100 km, 20 atleti si sono avvantaggiati, gruppo abbastanza folto e soprattutto dobbiamo dire molto molto interessante, con diversi atleti sicuramente che possono fare bene. Abbiamo detto di Marcellusi ad esempio, che è, sì, abbiamo detto, già vincitore quest'anno, l'abbiamo detto, vediamo un po'. Qui siamo con le immagini piombate al 113° chilometro di gara e siamo sulla terza ascesa della salita di Ponte di Vara, c'è la pioggia. Purtroppo i corridori stanno incontrando la pioggia, ovviamente poi con il manto stradale che c'è affrontando la salita di Ponte di Vara, chiaramente c'è oltre alla pioggia anche un po' di fango, possiamo dirlo, però è anche questo il gioco, è anche questo ovviamente la corsa. Sono gli atleti della Bardiani, CSF e Faizanè che stanno ovviamente forzando l'andatura sulla testa della corsa. Ricordiamo alcuni sponsor della corsa come la Gemec la Gemec Carrara, come la E Bici di Marina di Carrara, altro sponsor di questa manifestazione importante, abbiamo detto 33esima edizione. Veramente qui vediamo gli atleti della formazione della Bardiani, CSF e Faizanè che stanno facendo l'andatura, altro sponsor la Escavazione Marmi Tecchione. Qui vediamo intanto il passaggio di questi atleti verso il GPM da terzo GPM della Ponte di Vara. Qui vediamo, siamo veramente ormai al termine della discesa e adesso vediamo, sono 16 atleti al comando in questo momento, si è perso qualcuno per strada, lì facciamo anche il resoconto di chi si tratta. Si tratta di Primen Benz della formazione della nazionale tedesca, poi Martinelli, Pinarello sono gli atleti della formazione della Bardiani, CSF, Faizanè, Bruttomesso, Zampenini della Zalf, Guasco e Parisini del team Kubeka, Balestra della Colpack Ballan, Messner della WSI KTM, Villa della formazione della ABS Carrera, Busatte e Favretto sono della General Store, Belo Bosix della formazione dell'Unione Ciclistica Monaco, Cretti, Gigino e Porta sono della Opla. Questi sono gli atleti al comando. Vediamo il primo piano in questo momento di Favretto, che ha con sé il compagno di squadra Busatto, poi ovviamente tutti hanno un compagno di squadra, a parte Benz della nazionale tedesca, Balestra della formazione della Colpack Ballan, Villa della BS Carrera e Belo Vosix della formazione della Monaco. Poi tutti hanno un compagno, forse anche Parisini a Guasco, quindi occhio veramente alla Bardiani, ne ha inseriti due, c'è Pinarello, veramente al primo anno in categoria. Siamo dietro, 18 secondi in ritardo di questi atleti. Martin Marcellusi nelle immagini. Si tratta di Iacomoni e Parashak, sono il duo della Carnovali Rimessias nelle immagini. Poi altro atleta della nazionale tedesca, si tratta di Kreschi Moritz e poi c'è l'atleta Maglio Moro della formazione della Zalf. Occhio veramente, dobbiamo fare complimenti a Bruttomesso che è riuscito a rientrare a entrare in quel tentativo di fuga, il velocista già 5 vittorie per lui quest'anno con la nuova maglia, velocista veramente approdato alla corte di Gianni Faresin dopo gli anni alla Borgo Molino Rinascita Ormelle, è approdato. Quindi Marcellusi, Moro, Krischi, il duo della Carnovali, che si tratta ovviamente di Iacomoni, che vediamo qui e a fare l'andatura in questo momento è Jaroslav Parashak. Questi sono gli atleti all'inseguimento, 18 secondi in ritardo di questo quintetto che sta inseguendo la testa della corsa. Sarebbe importante per la nazionale tedesca riuscire a far rientrare Kreschi, perché ha davanti il compagno Benz che è da solo. La Carnovali era rimasta tagliata fuori, se rientrano potrebbero trovarsi due atleti anche loro davanti, la Zalf potrebbe trovarsi il terzo uomo con Moro e anche la Bardiani con Marcellusi. Siamo dietro con gli altri atleti, sono veramente gli altri atleti. La Colpack probabilmente è rimasta con Balestra davanti scoperto, non ha altri compagni davanti l'atleta della formazione della Colpack Ballan. Vediamo che ora sono davanti a fare l'andatura sul gruppo, non ci sembra però abbastanza convinti, vediamo che alzano il braccio, stanno parlando, stanno cercando i compagni di squadra, forse probabilmente alla Colpack non sta magari andando bene
come si sta muovendo ovviamente la sua formazione, perché ovviamente Balestra è da solo davanti, e avere un solo corridore quando se rientra da dietro Marcellusi, sono tre della Vardiani, sono tre della Zalf, sono due della nazionale tedesca, due della Carnovali, perché comunque riescano a rientrare, e Balestra rimane isolato da solo. Quindi magari il gioco della Kolpak Ballan sarà quello di provare a rientrare su quei tentativo. Diamo anche l'aggiornamento dei tempi. Siamo veramente con un distacco di 55 secondi per il gruppo. Allora, siamo invece pambati con le immagini al chilometro di gara 135. Siamo con la fuga. Siamo veramente con la fuga. Eccoli qui, vediamo, li stiamo vedendo piano piano tutti. Vediamo, stiamo arrivando veramente sulla... Siamo ormai sulla corsa. Vediamo. Eccoli qui gli atleti, sono diventati 21 gli atleti al comando, sono diventati 21 gli atleti che sono in questo momento al comando. Vediamo, non si sta andando, lì veramente sono stati, gli atleti erano 20, poi si erano staccati, poi sono diventati in 16, poi sono rientrati quegli altri 5 che erano dietro, e ora sono 21 atleti al comando. La corsa è veramente esplosa. Vediamo, sono gli atleti della General Store che stanno prendendo in mano le operazioni di gara, con gli atleti della Zalf che ora sono 3, 2 nazionali della nazionale tedesca ovviamente. Vediamo, è rientrato anche Balestra, che lo vediamo nel primo piano, è passato davanti alla nostra telecamera in questo momento. Siamo dietro, distacco che continua a crescere per il gruppo. Sono gli atleti della Zappi Racing Team a fare l'andatura in testa al gruppo, distacco di un primo e 20 e di un primo e 20 secondi, questo è il distacco del gruppo, che ovviamente sta ancora perdendo, quindi occhio, perché la corsa potrebbe veramente essersi decisa, o potrebbe decidersi nel ristretto gruppo di 20 atleti, 21 esattamente per l'esattezza, 21 atleti per l'esattezza. Vediamo, perché non è ancora detta, mancano ancora alcuni chilometri. Vediamo che in questo momento sono gli atleti della WSA, KTM, Graz PB, Leomo, in questo momento a fare la natura abbiamo visto era Alexander Grazer, e siamo tornati con le immagini sulla testa della corsa. Si sta andando, siamo già sul viale Cristoforo Colombo di Marina di Carrara per andare verso l'ultimo passaggio, verso il suono della campana. 143 km di gara, 4 atleti al comando, chiude Martinelli questo trappello di corridore al comando. Martinelli della Bardiani CSF Faizzane, davanti a lui Iacomoni della Carnovali di Messias, davanti Zamperini a fare la natura della Zalf, e poi c'è Busatto della formazione della General Store. Occhio, perché dietro non c'è accordo, bisogna andare a chiuderli subito questi atleti, 4 atleti al comando, suono della campana, 31 km all'arrivo, mancano esattamente 31 km alla conclusione di questa 33esima edizione del Gran Premio Industrie del Marmo. E vediamo, siamo piombati dietro, sono gli atleti, ovviamente in questo momento non sta tirando Benz, ma in questo momento a fare l'andatura c'è il compagno di squadra, Kreschi, Moritz Kreschi alle sue spalle. Vediamo gli atleti della Opla che ovviamente sono rimasti tagliati fuori, Marcellusi chiaramente starà controllando, abbiamo visto nel primo piano era Cretti il primo atleta della formazione della Opla, in seconda posizione Marcellusi dovrà solo controllare, quindi doppia carta per la Bardiani CSF Faizzane. Ora passa Cretti a fare l'andatura con 6-2 compagni di squadra, abbiamo detto Porte e Ghigino, ovviamente abbiamo detto Marcellusi può essere l'ago della bilancia insieme anche a Pinarello, perché lui e Pinarello non tireranno, chiaramente Brutto Messo e Moro non tireranno avendo Zamperini davanti. Zamperini tra l'altro ottimo scalatore, può sicuramente fare una bellissima gara, Edoardo Zamperini che è veramente bravissimo, dobbiamo dirlo. Vediamo come andrà a chiudere questa edizione, l'abbiamo detto 30 km su per giù, verso, passa ora il gruppo, passa in questo momento il gruppo, un primo e 50 secondi per il gruppo, trainato dagli atleti della Zappi Racing Team che stanno cercando di provare a limitare i danni, ma ormai è difficile, ci si gioca su quei corridori lì, 4 atleti al comando ad inseguire, sono 17 atleti che stanno inseguendo, chiaramente le formazioni della, ricordiamoli, sono Iacomoni che è ora a fare la natura da Carnovali di Messias, Martinelli, Alessio Martinelli della formazione della Bardiani CSF Faizzane che passa ora, dietro di lui c'è Busatto, Federico Busatto della formazione della General Store, e in quarta ruota Edoardo Zamperini della formazione della Zalf. Questi sono i 4 atleti al comando in questo momento.
bravissimi, sono stati veramente bravissimi, perché hanno fatto un grande lavoro, e soprattutto bravi perché tutti hanno il doppio compagno, quindi sono riusciti, e soprattutto quelli a Carnovali, perché non avevano nessuno, non avevano veramente nessuno davanti, sono riusciti a rientrare con Parashak, quindi bisognerà un po' vedere, però sarà veramente un finale tutto da vivere, veramente, sarà un finale tutto da vivere, quello che aspetterà, ci aspetta veramente. Ricordiamo Edoardo Zamperini al primo anno in categoria, vincitore l'anno scorso dopo 6 secondi posti della Coppa Pietro Linari, con un assolo incredibile, venne via proprio nel finale, il primo piano della taglia della Zalpe, proprio lui venne via nel finale, quando di chilometri ne mancavano pochissimi, si guardarono, fu un attimo, un lampo, partì deciso e andò a conquistare la Coppa Pietro Linari. Zamperini, primo anno in categoria, si sta giocando una gara storica come il Gran Premio Industrie del Marmo, se l'ha giocata bene gli uomini di Gianni Faresin, sono gli atleti della formazione della Team Cubeca, Guasco con Parisini, sono loro che stanno cercando di fare il grosso del lavoro, chiaramente Parisini potrà provare, perché ora è Guasco a fare l'andatura per il compagno di squadra, per Niccolò Parisini, potrebbe lanciare l'attacco all'inseguimento degli atleti, vediamo, abbiamo già passato i 150 km di gara, veramente, vediamo, 40 secondi il loro vantaggio, seguiti dalla prima moto in formazione di Piero Germelli, l'altra è quella di Adriano Dini, l'abbiamo detto, 40 secondi il vantaggio di questi quattro atleti al comando. Iacomoni in ultima ruota, davanti a lui c'è Edoardo Zamperini della Zalf, poi Martinelli, Alessio Martinelli, e poi davanti a lui Busatto della formazione della General Store. Questi sono i quattro atleti che hanno un 40 secondi su 17 atleti. Dietro era Guasco della Team Cubeca, che stava facendo il lavoro. Probabilmente ci dobbiamo aspettare qualcosa da Niccolò Parisini, perché se Guasco sta lavorando, l'abbiamo già visto alla prima gara alla Firenze-Empoli, quando Guasco lavorò tantissimo per aiutare Niccolò Parisini, per cercare di inseguire un altro atleta Zalf che era Federico Guzzo, non riuscì nell'impresa di andare a chiudere, ovviamente Zamperini, Barisini che fece il podio, comunque un terzo posto buono per Niccolò Parisini, che chiaramente predilige di più quando la strada sale o percorsi magari più movimentati rispetto alle classiche volati, però onore anche a lui, lo aspettiamo anche lui ovviamente all'arrivo. Siamo ormai, vediamo in difficoltà Iacomoni, occhio, vediamo, perché vediamo, ci prova con lo scatto, prova lo scatto deciso, scatto veramente deciso, ha provato a staccarsi un secondo per lanciare lo scatto decisivo proprio all'uscita di questo traforo che c'è. Vediamo, bellissima anche, come detto sempre, la location, lo dobbiamo sempre dire, bellissima veramente la location, siamo sul GPM, Iacomoni lo va a vincere, l'ultimo GPM, Zamperini però ci sembrava essere lì, occhio perché sta arrivando un atleta, Niccolò Parisini del Team Cubeca, lo avevamo detto, Guasco ha lavorato per qualche motivo e ha lavorato per Niccolò Parisini, che ha fatto l'ultima salita di Ponte di Vara, l'ha fatta veramente a tutta, eccolo qui il corridore del Team Cubeca, bravissimo Niccolò Parisini, che è riuscito a venire via ed è a pochissimo, avrà un 20 secondi solo di ritardo, li ha mangiati quei 20 secondi, se li è veramente mangiati ed è pochissimo, potrebbe rientrare, però deve fare un grande lavoro in discesa e provare a rientrare prima dello strappo di Bedizzano, che poi porterà verso l'arrivo. Bisogna veramente, sarà un finale da cardiopalma, bravissimi gli atleti del Team Cubeca a lanciare l'attacco di Parisini con il grande lavoro di Mattia Guasco, che ha fatto un grande lavoro per Parisini, quando si tratta di lavorare Guasco è veramente incredibile, questo ragazzo lo ha fatto anche, l'abbiamo detto, alla Firenze-Empoli, prima gara della stagione. Vediamo, siamo tornati, si sta risalendo di nuovo, siamo con i quattro atleti, siamo Martinelli che ora prova a fare l'andatura, sta forzando ancora l'atleta da Bardiani, CSF Faizanè, che ha fatto una tattica perfetta, è rientrato anche Marcellusi, quindi avevano la doppia, la tripla carta da giocare, in questo caso il vincitore del trofeo Piva, Marcellusi con Martinelli, che comunque sta uscendo da un buonissimo momento di forma, quindi era chiaro aspettarsi che potesse essere anche lui a giocarsi le sue carte, e se le sta giocando. Zamperini in ultima ruota, Busatto della General Store e Iacomoni della formazione della Carnovali di Messias, si volta la nostra telecamera, sta arrivando Niccolò Parisini a doppia velocità, bravissimo l'atleta della formazione del Team Cubeca, è dentro, 5 atleti al comando, è rientrato anche Niccolò Parisini.
un finale veramente bellissimo, degno di una gara internazionale come quella della Gran Premio Industria del Marmo alla 33esima edizione, lo abbiamo detto. Vediamo, si voltano perché c'è qualcosa, ci sta arrivando forse qualcuno dietro, stiamo solo aspettando di vedere. Parisini ovviamente ora deve rifiatare perché ha fatto uno sforzo immonde veramente, ha fatto uno sforzo veramente grande per rientrare davanti, ha fatto la salita di Ponte di Vara, praticamente lanciato da Guasco, è scattato, non abbiamo visto lo scatto, però ovviamente è chiaro che ha fatto. Sta rientrando anche Benz, Premium, Benz sta rientrando e va subito all'attacco anche Benz, vediamo se prova l'attacco subito o se lo controlla Busatto, lo controlla Martinelli, l'atleta della nazionale tedesca che prova, si porta subito in prima ruota, grandissimo lavoro anche Benz, bravissimo l'atleta della nazionale tedesca che si porta a fare l'andatura. 4 anni fa, 2019, vinse Patrick Gamper, austriaco, qui c'è un tedesco invece. Premium Benz, lui, vediamo veramente, stanno arrivando, supera anche la moto di Adriano Dini, i primi, quindi sono 6 atleti al comando, Benz, Martinelli, Parisini, eccoli qui, Benz a fare l'andatura, Zamperini con Martinelli a ruota, Iacomoni, occhio perché Parisini si sta staccando, Niccolò Parisini è in difficoltà, lo abbiamo visto, si è staccato nettamente, è crollato Niccolò Parisini del team Kubeka, è crollato nettamente l'atleta del team Kubeka, ha fatto un grandissimo sforzo, grande lavoro per rientrare sugli atleti al comando, chiaramente ha fatto uno sforzo immonde, l'avevamo detto, probabilmente ha saputo gestirsi di più il tedesco Benz, che è riuscita a rientrare, ora è a fare l'andatura e ha messo in difficoltà il corridore del team Kubeka. Occhio perché da dietro non sono distanti, da dietro li vedono. Zamperini si toglie dalla ruota di Benz, forcing della formazione della nazionale tedesca, forcing di Premium Benz, prova a resistere Martinelli su quest'ultimo scatto, vediamo progressione incredibile di Premium Benz che sta provando, reggono solo Martinelli e Busatto in terza ruota, stanno veramente cercando di reggere, grandissima progressione dell'atleta della nazionale tedesca, Premium Benz, che sta cercando di rientrare, sempre scortati dalla moto in formazione di Germelli. Vediamo, 3 atleti sono rimasti al comando, abbiamo visto come Zamperini, che è la ruota del tedesco, si è spostato, in quel momento abbiamo capito che lui non ce la faceva, Iacomoni aveva già qualche metro di distacco, Martinelli era in un momento in cui abbiamo visto andare un po' zigzag, è riuscito a reggere, ha stretto i denti e ha retto il ritmo del tedesco. Eccolo qui il primo piano di Premium Benz, l'atleta che sta veramente, dorsale numero 1 per lui, il dorsale lo stiamo vedendo anche, no? Questa curiosità, dorsale numero 1 per lui ed è lì a giocarsi questa gara. Vediamo, 2 italiani e un tedesco che potrebbero giocarsi questa 33esima edizione del Gran Premio Industria del Marmo. Vediamo come andrà veramente a finire, vediamo se il nostro tricolore riuscirà a svettare in cima sul lungo viale Cristoforo Colombo di Marina di Carrara, anche se ancora non è detta perché dietro non erano distanti, dietro quando ancora erano in 5 si era staccato Parisini, erano lì perché li vedevano, quindi è anche importante il lato visivo, riuscire a vederli veramente. Comunque ha fatto ritmo solo e soltanto Benz, veramente, su quest'ultimo strappo ha fatto solo e soltanto, è rientrato da solo, è riuscito a rientrare perché Parisini è rientrato prima, quindi lui è rientrato da solo, è riuscito a rimanere davanti, è riuscito a fare ritmo. Andiamo anche a fare un attimino la situazione, passano i primi tre, Benz su Martinelli e Busatto, vediamo, sta parlando ora, è passato ora Messner con la ruota, mi sembrava di vedere Marcellusio Pinarello, sta passando, sono passati ora Parashak con Iacomoni, è crollato Parisini purtroppo, mi dispiace davvero, è in questo gruppetto chiaramente, come anche Iacomoni, mi dispiace davvero, è crollato Zamperini più che altro, che non ho visto passare al GPM Zamperini, veramente mi dispiace, grande gara però per lui, è la prima volta che partecipa a una gara internazionale, era lì a giocarsela, quindi voglio dire, le gambe questo ragazzo, i numeri ce li ha veramente, abbiamo visto l'anno scorso la Coppa Pietro Rinaldi, dopo 6 secondi posti, la vittoria veramente incredibile. Qui siamo dietro con le immagini, siamo dietro con gli atleti che stanno ovviamente inseguendo ancora, stiamo dietro con le immagini di chi sta inseguendo, ma la corsa è davanti, sempre 3 atleti al comando, sempre 3 atleti al comando, sempre un tedesco e 2 italiani,
premium bands della formazione della nazionale tedesca, con Busatto della General Store e Martinelli della Bardiani, tre atleti al comando, due italiani e un tedesco a giocarsi questa 33esima edizione. Questi sono, abbiamo visto Villa a chiudere, Parashak, abbiamo visto con il compagno Comoni, Parisini è questo, Messner, poi è passato Pinarello in questo momento, c'è Favretto, c'è, vediamo, dovrebbe, non riusciamo a capire se si tratta di Moro, dovrebbe essere Maglio Moro della formazione della Zalf Euromobil, Desire Fior. Qui siamo già con, siamo piombati sul terzetto al comando, c'è accordo tra i tre atleti, c'è accordo tra i tre atleti. Ora a fare l'andatura Federico Busatto della General Store, ha fatto veramente un lavoro incredibile il tedesco, che invece di rifiatare sta dando fondo a tutte le sue forze. Probabilmente rispetto a Parisini lui è rientrato con il suo passo. Parisini ha fatto uno scatto incredibile, è riuscito a rientrare in cima, aveva una quindicina di secondi da 40 secondi, vuol dire aver mangiato più di 20 secondi a quelli davanti, quindi vuol dire che è andato a doppia velocità. Benz non l'abbiamo visto passare vicino, quindi vuol dire che aveva un distacco maggiore. È andato sul suo passo, è rientrato, ha fatto una discesa probabilmente molto forte, è riuscito a rientrare, li ha passati davanti, ha fatto il suo ritmo, ha messo in difficoltà tutti, piano piano. Il primo è stato Parisini, Iacomoni, e poi il terzo è stato a cedere, è stato... Probabilmente se c'era un altro po' di salita dura, anche Martinelli abbiamo visto un po' di difficoltà, ma ha stretto i denti, come ha stretto i denti anche Busatto, perché Benz veramente ha provato a staccarli, ma non ce l'ha fatto. Ed eccoli qui, i tre atleti che si stanno giocando questa 33esima edizione del Gran Premio Industria del Marmo, gara internazionale della Panorama Under 23, lo abbiamo detto, terza ruota per la maglia della nazionale tedesca, Premium Benz. Poi davanti a fare l'andatura, a dare fondo, vediamo a tutte le sue energie, Alessio Martinelli della Bardiani CSF Faizané, e poi l'atleta General Store Federico Busatto. Questi tre atleti che potrebbero giocarsi e dovrebbero giocarsi assolutamente la gara, la 33esima edizione del Gran Premio Industria del Marmo. Forza l'andatura, 4 km all'arrivo, gli ultimi 4 km, veramente incredibili, saranno 4 km da cardiopalma, come si dice in gergo, veramente, 4 km a cardiopalma, continuano, si volta la nostra telecamera, non c'è nessuno alle spalle, se la giocheranno loro, due italiani, un tedesco, a giocarsi questa ultima, questa gara che ha dovuto aspettare 2 anni di pandemia per riuscire a rivedere di nuovo la luce. E che luce vede questa Gran Premio Industria del Marmo, con un grande finale, con un finale che vede tre corridori, come esattamente era successo 4 anni fa nel 2019, perché nel 2019 erano esattamente 3 anni fa, quando nel 2019 era stato esattamente Patrick Gamper con altri due atleti, poi alla fine Gamper riuscì a venire via su Ciocri El Medi e sull'altro atleta, su Paolo Baccio, che fu terzo all'arrivo, secondo Ciocri El Medi, e vinse invece l'atleta austriaco della Tirol KTM, assolutamente incredibile. Quindi un finale degno di nota, un finale veramente bellissimo. Cartello, ormai è iniziato il countdown, 3 chilometri all'arrivo, 3 chilometri, gli ultimi 3000 metri per questi tre atleti che sono al comando, veramente incredibile. Vedremo poi, sarà quindi volata, a meno che qualcuno non provi ad anticipare, a meno che non si guardino, magari uno prova l'attacco, due si guardino. Patrick Gamper è venuto via così, attaccando Baccio e El Medi, Ciocchi del Medi si sono un attimino guardati, non c'era accordo, ha preso, guardate, aveva preso 5 metri, da 5 metri, 10, 20, 30, 40, 50 metri, aveva 50 metri, lo avevano lì ragazzi, e lui è riuscito ad andare, perché in quel momento lì non c'è stato più accordo tra Ciocchi. 2 chilometri a momenti, vedremo, trainata di Benz che si prende subito sulle spalle l'ultimo, se lo giocano loro, è inutile, la nostra telecamera si volta, il nostro operatore oggi Daniele Ciampi con la moto guidata da Massimo Capocchi si volta per far vedere, ma niente da fare, non c'è niente da fare, saranno loro primo piano del corridore della nazionale tedesca di Premium Benz, lui che ha fatto veramente la selezione sullo strappo di Pedizzano, veramente alle sue spalle Alessio Martinelli, approdato quest'anno alla corte della Bardiani CSF Faizané, dopo l'anno scorso alla corte, dopo essere stato l'anno scorso alla corte della Colpack, del team Colpack Ballan. E poi c'è lui, Federico
abusato della General Store, che sta ovviamente cercando, se la giocheranno loro, tre atleti, come detto, due italiani e un tedesco, sembra una storia, invece è la conclusione di questa 33esima edizione del Gran Premio Industria del Marmo, saranno loro, Triangolo Rosso, ultimi 1000 metri, sono gli ultimi 1000 metri di questa grandissima corsa, di questa corsa incredibile, saranno gli ultimi 1000 metri, Busatto è stato lasciato al vento, vedremo se avrà il cambio da parte di qualcuno o seppure inizieranno ad usare già la tattica per la volata, ci sembra già pronto a lanciare lo sprint Alessio Martinelli, vediamo, passa ora Benz e probabilmente è stato anche un errore passare per il tedesco, per noi italiani ovviamente si mette bene perché Benz è al vento e i nostri due italiani sono dietro, Alessio Martinelli e Federico Busatto sono alle spalle, la posizione migliore ovviamente ce l'ha l'atleta della formazione della General Store, Busatto, terza ruota in maniera perfetta, la posizione peggiore in questo momento è quella del tedesco Benz, al vento, si svolta in questo momento, ci si mette nel lungo viale Cristoforo Colombo per l'arrivo di questa edizione, aggiunta, vediamo, inizia lo zig zag, si volta Martinelli, adesso non si passa più, Benz è passato avanti e adesso non ripasserà nessuno, guardate, prova ad andare a zig zag per vedere se riesce a vedere i compagni, ha già abbassato le mani, si parte per lo sprint, ci si studia, vediamo, Busatto è pronto a partire, vediamo chi parte per primo, la lancia velocissima Benz, parte di testa Benz, rimonta Martinelli al centro, prova a rimontare Federico Busatto sulla destra dello schermo, vediamo, testa a testa, Alessio Martinelli della Bardiani CSF Faizané vince davanti a Federico Busatto e terzo il tedesco, Premium Benz, questo è il podio della 33esima edizione, grandissima volata di Alessio Martinelli, grandissima volata, l'ha presa troppo di testa Benz, ha provato quando ha visto che nessuno passava, ha provato, volata per il quarto posto, volata tra gli altri componenti del gruppetto, vediamo anche Pinarello si lancia nello sprint, vediamo Moro è davanti, vediamo Parashak, quarto, quinto, incredibile, Edoardo Zamperini, sesto, Lorenzo Balestra, settimo Iacomoni, ottavo Ghigino, nono Guasco, bravissimo, Mattia Guasco, gli faccio i complimenti io, perché ha lavorato prima per Parisini ed è arrivato all'arrivo nei primi 10, e decimo Alessandro Pinarello, anche lui alla prima volta edizione, come Zamperini, alla prima edizione di questa gara, esordiente in categoria tra l'altro, quindi bisogna fargli assolutamente i complimenti. È stato un finale incredibilmente incredibile, eccolo qui il replay, la presa di testa Benz è la rimonta di Martinelli, l'ha vinta veramente di poco, perché veramente ci è mancato poco che Busatto riuscisse a fare il colpaccio, con queste immagini della vittoria di Martinelli su Busatto e sul tedesco Benz con la maglia della 33esima edizione del Gran Premio Industrie del Marmo e il premio, andiamo alle interviste di rito. Alessio Martinelli, Bardiani CSF Faizané, allora un grande successo per te in una gara molto bella come quella delle Industrie del Marmo, nel finale siete andati via in 5, poi probabilmente sentivi le gambe buone insieme a Busatto, ci avete provato, è rientrato Benz, però una volata che sei riuscita a farla benissimo. Beh, diciamo che visto il percorso prima della gara, diciamo che tutta la squadra era messa molto bene, noi ci siamo preparati benissimo, la scorsa settimana eravamo a fare una corsa tappe in Ungheria e che poi andava anche in Slovacchia e abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati, io lì ho vinto anche l'ultima cronoscalata, quindi mi sentivo molto bene, sono arrivato qua con grandi speranze e determinazione per cercare di ottenere il miglior risultato, la gara è andata più o meno come pensavamo, di affrontarla molto forte e di cercare di scrimare il più possibile il gruppo, poi prima dell'ultimo giro siamo andati via in 4, poi sono rientrati in 2. Poi sull'ultima salita il tedesco l'ha fatta molto forte, sono rimasti in 3, poi io so di essere molto veloce e ho cercato di dare il massimo in questa volata che comunque l'ho vinta non per tanto, quindi dai, sono contento e anche contento per tutta la squadra. Ecco, una dedica speciale, l'hai già detto, alla squadra, ma una dedica speciale per questa vittoria? Beh, questa dedica voglio dedicare anche a Rossato, il nostro direttore sportivo che ha creduto nel progetto Giovani della Bardiani, ed è anche grazie a lui che tutti questi risultati stanno venendo, lui ha grandi conoscenze e si vede, complimenti molto anche a lui.
Francesco Busatto, General Store, SGB Filicura. Insomma, allora, una grande prova per te. Siete andati via in 5, poi nel finale tu e Martinelli ci avete provato. Siete venuti via in 2, poi viene entrato Benz sulla ruota. Nel finale sulla volata ci è mancato poco per riuscire a battere Martinelli. Sì, diciamo che appena è partita la fuga c'erano subito buone speranze, perché eravamo tre squadre che dietro, insomma, sarebbero state pericolose se si fossero messe a tirare, perciò abbiamo avuto subito collaborazione e siamo andati via. Poi sull'ultima salita non la conoscevo, perciò l'unico obiettivo era non staccarmi e arrivare in volata, perché insomma avevo buone possibilità di vittoria essendo abbastanza veloce. Sfortuna ha voluto che agli ultimi 100 metri il cambio non sia funzionato e è andato nel rapporto più duro, sono rimasto piantato, cercato di rimontare, di vincere, ma per pochissimo non ci sono riuscito, quindi speriamo in un'altra possibilità. Ringrazio la General Store e tutti i miei compagni di squadra. Pimen, congratulazioni per questo podio. Allora, ti abbiamo visto un po' stanco in volata, probabilmente hai pagato lo sforzo per rientrare sull'ultima salita? Yes, I... Sì, beh, sentivo le mie gambe abbastanza in forma, però ho dato veramente tutto sull'ultima discesa per riuscire a rientrare. Sono rientrato sull'ultima salita, poi ci siamo trovati davanti con gli altri ragazzi in volata. Le mie gambe erano un po' stanche, però alla fine un terzo posto a me va bene e sono comunque molto contento. Ti è piaciuta questa corsa oggi? Yes, I like sì, it. Mi è piaciuta veramente molto, c'era una corsa adatta veramente a me, c'era delle discese dove ti buttavi veramente giù, però mi è veramente piaciuta molto. Siamo con il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale. Allora, non poteva mancare qui in una gara storica come quella del Marmo giunta alla 33esima edizione, quindi insomma anche questo è un vanto per voi su questo territorio. Indubbiamente, dopo 2 anni di stop per la pandemia, oggi era importante poter ripartire. Siamo ripartiti da questo punto di vista alla grande, con una corsa molto partecipata, una corsa a cui il pubblico ha assistito per tutto il percorso, per tutto il tragitto, e una corsa che si è conclusa con una volata finale veramente straordinaria. Ecco, ovviamente una gara, come ha detto lei, storica, anche voi siete sempre stati vicini a questa gara. Sì, abbiamo sempre dato il massimo appoggio. Negli ultimi anni è stato difficile dire di no, però purtroppo abbiamo dovuto dire di no e siamo stati contenti di aver detto no. Quest'anno abbiamo potuto ripartire, la gara ha potuto arrivare alla 33esima edizione con grande soddisfazione da parte di tutti, atleti, società, organizzatrice e pubblico. Siamo con Andrea Borghini, presidente dell'associazione dilettantistica Fausto Coppi Carrara. Insomma, siamo giunti alla 33esima edizione di questa gara storica e internazionale. Anche oggi un atleta straniero sul podio, è riuscito per tutto, più di 170 atleti. Sì, noi siamo molto soddisfatti di questa corsa che abbiamo ripreso dopo gli anni del Covid. È stata una prova molto importante per tutti, per l'organizzazione, per l'amministrazione, e devo dire che i risultati ci hanno ripagato per l'impegno che ci abbiamo messo, e questa qua ormai è una corsa che negli annali è una corsa tra le più importanti. C'era anche il commissario tecnico a seguirla, per cui è una corsa bella ma anche molto impegnativa. Siamo con Fabrizio Convalle, ex professionista e nel direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Fausto Coppi di Carrara. L'abbiamo detto prima, 33 edizioni non sono poche, e soprattutto con atleti al via internazionale. Veramente, abbiamo visto il terzo posto di un tedesco. Te che hai corso, sai anche il percorso, com'è selettivo. Sì, sono 33 anni che fanno questa gara, io l'ho fatta il primo anno quando sono passato da dilettante, che vinse Perona. È un percorso molto impegnativo. È più che altro anche nervoso, abbiamo avuto anche la fortuna che oggi non è piovuto, solo una piccola spruzzata, e faccio un applauso a Borghini e al signor Rossi che hanno dato una grossa mano per lo svolgimento di questa gara. In quanto riguarda i corridori, un campo ripartenti penso che sia stato uno meglio di così non si poteva fare. Anche Bruno Bianchi ha cercato di prendere le migliori società che ci sono in circolazione in questo momento, e penso che è stata una bella gara e che i tifosi si siano divertiti.
Gualtiero Magnani, ormai da tanti anni al seguito di questa gara che è giunta alla 33esima edizione, è bello anche vedere dopo 2 anni di stop la ripartenza? Certo, certo, è significativo, guardi, è proprio la ripresa che ci dopo quello che è successo è proprio una ripresa che ci dà anche speranza, vedere che si ritorna in bicicletta, si rifanno le gare e tutto dovrebbe tornare come era proprio nella tradizione. E poi c'è un altro valore da tenere presente, che in questa corsa stanno gareggiato tra i corridori italiani molti stranieri. Questo in un momento in cui ci sono venti negativi all'orizzonte, è avere qui raccolto personaggi di tante nazioni, a prescindere proprio, ma solo per i valori dello sport, è altamente significativo, è di buon augurio sicuramente. Per questo quindi la corsa ha un aspetto anche, un valore importante sul piano della convivenza. Siamo con Giorgio Borghini, presidente generale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Fausto Coppi di Carrara. Allora, siamo giunti un altro anno, dopo 2 anni di stop, finalmente qui sul viale Cristoforo Colombo è tornato l'industria del marmo. Con una grande tribolazione, la tribolazione per i problemi che esistono, come dopo il Covid, cosa abbiamo dovuto affrontare, un parcheggio direi bellissimo, dove le squadre hanno potuto fare tutti i suoi doveri di mantenere, cioè, quello che tanti anni fa non avevano potuto fare. Bruno Bianchi, responsabile dell'organizzazione qui al Gran Premio Industria del Marmo. Siamo giunti alla 33esima edizione, siamo giunti alla fine di questa giornata dopo 2 anni di stop. Vedo il sorriso, quindi c'è la contentezza. Diciamo, incomincio a rilassarmi dopo giornate durissime nella preparazione della corsa. Poi la macchina, rimetterla in moto dopo 2 anni non è stato semplice, ma siamo riusciti a fare un bel lavoro. Abbiamo faticato nel sistemare tutte le strade, perché ovviamente le nostre strade sono un po' particolari rispetto a altre, ma siamo riusciti a fare un grosso lavoro. L'arrivo è di ottimo livello, di ottima qualità, e quindi sinceramente sono estremamente soddisfatto di come è andata la manifestazione. Ringrazio ovviamente gli sponsor che ci supportano tutti gli anni e sono la linfa vitale per poter andare avanti nell'organizzazione anche della 34esima edizione.